La provincia di Avellino chiama i sindaci della Valle del Sabato per rassicurarli sui progetti della regione per lo STIR di Piano d'Ardine. Non c'è in atto nessun ampliamento, precisa Gambacorta. Con il via libera si potrà realizzare all'interno dello STIR, nei capannoni già esistenti, un impianto di compostaggio della frazione organica dei rifiuti a servizio del capoluogo e dei comuni limitrofi. E secondo Irpini Ambiente, con l'avvio di queste lavorazioni si ridurranno sensibilmente i costi di smaltimento e di conseguenza le tariffe per i cittadini. Utilizza una serie di piattaforme di privati per quello che riguarda la raccolta del vetro, della carta e del cartone e della plastica, tenendo al proprio interno, cioè all'interno dello STIR, queste piattaforme, cioè questo stoccaggio provvisorio, in attesa che poi i consorzi vengano a recuperare appunto il materiale differenziato, i cittadini risparmierebbero cifre abbastanza importanti. Tutto qua. Gambacorta è pronta ad aprire le porte dello STIR, non abbiamo nulla da nascondere, sono altre nella valle le fonti di inquinamento. Che ci sia un carico ambientale nella Valle del Sabato, questo è noto, noi siamo dell'opinione che bisogna, come dire, controllare di più anche attraverso delle centraline di monitoraggio che l'ARPAC dovrebbe insediare piuttosto rapidamente per capire quali sono le fonti dell'inquinamento e quali sono gli interventi che si possono e si devono realizzare.